I nostri mitici mondiali di calcio, un avvenimento esemplare che seguiamo tutti. E chi se ne frega se non sappiamo neppure il nome dei giocatori o non seguiamo il campionato italiano. I mondiali ci piacciono, ci fanno sentire più vicini al nostro paese, più uniti. Come quando giocavamo a pallone sulla spiaggia e vi partecipava anche chi non sapeva giocare tanto bene. Quest'anno i mondiali si svolgeranno nel paese emergente per eccellenza, il Brasile. Patria di campioni invincibili come Ronaldo e tanti altri. Il paese dove la festa, la passione e il colore hanno il sopravvento, nonostante la povertà e le situazioni sociali contorte. E proprio oggi, in diretta mondiale, alle ore 17, si terranno i sorteggi che andranno a costituire i gironi, esattamente a Costa do Sweep, in una cerimonia costata ben 8 milioni di euro e alla quale parteciperanno nomi celebri come Zidane e Cannavaro. Tutti belli sistemati in un lussuosissimo resort in riva al mare. Nelle 32 nazionali convocate pochissime novità, le solite grandi, le comuni squadre che fanno da contorno e la matricola Bosnia, formazione emergente che giunge da un paese annientato dalla guerra civile. L'Italia sta nel mezzo e per questo mondiale rischia di trovarsi a competere già da subito con le big. Questo per una partita giocata lo scorso maggio contro il San Marino e che ha abbassato clamorosamente lo standard della squadra. Gli azzurri rischiano quindi di ritrovarsi in un girone di ferro, con una tra Brasile, Argentina, Francia, Olanda e Inghilterra. Un mondiale che non si presenta particolarmente semplice per i nostri azzurri, ma che Prandelli già si prepara ad affrontare al meglio, come noi che in un momento come questo, di crisi e delusioni, abbiamo bisogno di sentirci uniti in una sola nazione.